Mi chiamo Silvana Vimercati, ho 50 anni e ho conosciuto Correre Naturale, si può dire, per caso, che poi scopri che il caso non esiste. Sono Marcello Denuccio, cercavo qualcosa su internet che mi illuminasse, perché la corsa non era un piacere, cercavo continuamente dei piani di allenamento che non mi soddisfacevano. 2 anni fa ho deciso di correre e, come tutti, prendi in mano una tabella, vai a comprarti le scarpe e inizi a correre. Da neofita chiaramente uno pensa a macinare chilometri, ad alzare i chilometri, ad abbassare il tempo, invece ti resetti, con Correre Naturale ti resetti. Devo dire che sono rimasto stupito molto più che piacevolmente. Daniele veramente ci ha fatto sentire subito a nostro agio e soprattutto ci ha fatto toccare con mano, con esercizi molto pratici, come possiamo andare veramente a correre in maniera molto più efficace per essere più performanti, sì, per chi lo vuole essere, ma soprattutto per star bene correndo. Sono stata operata al menisco a giugno e praticamente volevo correre senza farmi più male, perché evidentemente non ero pronta, non avevo il corpo pronto per correre. Facendo il workshop a settembre, l'abbiamo fatto, mi sono accorta che sbagliavo tutto praticamente. Ero infortunato per il sovraallenamento, non sapevo come riuscire a guarire. Cercando, mi è apparso Correre Naturale, lì mi si è aperto un mondo, ho visto i primi benefici, non credevo con questa potenza. La cosa che mi ha più colpito è il luogo comune che abbiamo noi della corsa è completamente sbagliato e questo corso ti aiuta un po' a riflettere. In testa avevo sempre un'idea di performance da raggiungere e spesso tornavo con dolori alle ginocchia e un senso generale di affaticamento. Quello che è cambiato è che adesso esco per stare bene e una volta tornato sento una sensazione di benessere che non ti rivolge nessun tipo di dolore. Questa per me è una chiave per vivere la corsa, per quello che veramente ti può dare di buono, ma proprio un senso di benessere, di voglia di continuare a farla e l'idea di farne uno stile di vita in un certo senso. Una cosa che mi ha regalato Correre Naturale nel quotidiano è che ho voglia di andare a correre tutti i giorni e soprattutto mi ritrovo anche di svegliarmi alle 4:30 di mattina per andare a correre alle 5, cosa che non avrei mai creduto di fare. Mi piace perché ho scoperto delle cose del mio corpo che non conoscevo e devo dire che la visione adesso è molto più a lungo periodo, quindi non tanto la corsa fine a se stessa, corro per competere, per avere il risultato, anzi apprezzo un po' di più forse il passeggiare e la corsa tranquilla, quella in cui si sta bene. La mia corsa è cambiata, è diventata più piacevole, divertente e ho ottenuto dei buoni risultati che non avevo mai ottenuto prima, anche a livello di soddisfazione personale e tempistica. Avevo dei problemi muscolari, ho avuto una fascite plantare, sono stato fermo 4 mesi e quindi non riuscivo ad allenarmi con continuità. Sicuramente sto molto meglio, anche se è solo un mese che seguo il metodo, però ho visto subito dei netti miglioramenti che anche la mia fisioterapista ha riscontrato immediatamente. Fascia plantare si sta residendo di nuovo dopo quasi 6 mesi che avevo ripreso e in questo mese che seguo il metodo si è quasi completamente sciolta e quindi non ho nessuna difficoltà a correre quasi tutti i giorni. A luglio del 2017 mi sono operato al ginocchio e chi mi ha operato mi ha detto che per me la corsa era finita. Niente, non ci volevo credere. Ho continuato a correre, però effettivamente notavo che avevo difficoltà. Al workshop mi si è aperto un mondo e poi ho deciso ovviamente di fare l'accademia. Allora, la mia corsa è cambiata da essere sofferenza estrema e esempi pratici di Rocky Balboa ad essere gioia e addirittura sentirmi bello mentre corro. Ho avuto un infortunio grosso al ginocchio qualche anno fa, dove ho rotto i legamenti, squat, l'esercizio anche di recupero della gamba, di richiamo della gamba, vedo che mi sta un po' aiutando a recuperare queste cose. Se prima andavo a correre perché volevo una performance, adesso non è più l'obiettivo principale. Pur percorrendo distanze che percorrevo anche prima, quando torno mi sento molto meno stanco e sto meglio fisicamente. Sono cambiate tantissime cose, non saprei dove iniziare. Tutto in meglio, ovvio, sono ancora all'inizio. Sentendo chi questo percorso l'ha preso in mano un anno fa, un anno e mezzo fa, sono già proprio carico per vedere cosa veramente posso fare visto quello che mi racconta. Molti mi chiedevano, ma come fai la pesantezza di qua? Invece no, mi sono proprio goduto anche una cosa estrema come questi 200 km, ma me li sono goduti. Oltre che dal punto di vista della corsa, ma proprio dal punto di vista della postura, della camminata, dei pugni di schiena, sto avendo tanti benefici. Beh, sicuramente è cambiata la postura, ma completamente.
completamente, tanto che se ne accorge anche chi mi vede correre. È cambiata la forma dei piedi in pochissimo tempo, tra l'altro, e soprattutto è cambiata la soddisfazione che ho quando corro. Non ho più l'ansia quando torno dal lavoro, madonna, stasera tocca, ma non vedo l'ora di andare a correre. Correre naturale ti insegna proprio a correre e a percepire la corsa in modo diverso e includerla all'interno della tua vita. Sento proprio il bisogno di correre e ho voglia di correre, mentre prima magari non avevo voglia però andavo lo stesso, poi mi faceva star male con conseguenza di infortuni eccetera. Adesso invece corro proprio per star bene. Io ieri ho fatto un lungo di 3 ore e mezza e io oggi correrei. Prima di fare un allenamento all'inizio era una sorta di rituale, dovevo prepararmi mentalmente e poi partire. Invece adesso è incredibile tornare a star meglio di quando si è partito. Consiglio vivamente perché ti regala uno spazio che abbiamo perso probabilmente senza rendercene conto. Abbandonarsi in un modo di correre che non conoscevamo, che si riesce a recuperare con Corre Naturale, è veramente una grandissima motivazione ed è una grandissima innovazione anche per la corsa. Ti fa capire come non stiamo vivendo bene, ti aiuta sicuramente a come vivere bene. Lo consiglio vivamente a tutti perché è un ritorno al, lo chiamo, allo stato primitivo, ma è forse qualcosa che abbiamo bisogno tutti noi visto che viviamo in un'era molto frenetica come quella del 2018. Io ho ritrovato il piacere, un benessere generale e più consapevolezza del mio corpo. Credo sia qualcosa che ogni essere umano dovrebbe avere. Ho capito che molti dei problemi che poi mi hanno portato qui era un po' poca attenzione nei confronti del mio corpo e dei segnali che mi hanno mandato. Ti riappropri di te stesso con tutto questo, non solo della corsa, ma di tutto quello che ti riguarda, anche il quotidiano, la tua vita. Io mi sento molto più in equilibrio con me stesso, molto più sereno anche nei rapporti con gli altri e più sicuro di me. È l'approccio che cercavo, ma non soltanto alla corsa in se stessa, ma è l'approccio proprio alla vita che cercavo. Io lo considero uno dei migliori investimenti nella mia vita. Sì, me lo dico davvero col cuore. Approcciate il gruppo di Corre Naturale perché capirete subito che è meglio essere consapevoli di non sapere che non continuare a cercare ricette magiche e stregoni per imparare qualcosa che va riscoperto. Non pensate di stare facendo tutto bene perché sicuramente c'è qualcosa che non va e qua ve lo aggiustano. Affidatevi, buttatevi proprio perché ne vale la pena. Io ho voluto provarlo su me stesso e ho riscontrato che funziona. Direi di provarti, di provare con questo metodo, di aprire la mente, di non chiudersi negli orologi, nella performance, ma di ampliare il modo che hanno di correre. Qualcosa di più grande che è il benessere fisico e psicologico che ne deriva da questo metodo. Quello che mi sentirei di dire in più a una persona che magari ha dolori, ha infortuni eccetera, di non mollare e provare questa metodologia, perché per me appunto è stata una rivoluzione incredibile. Lo consiglierei assolutamente anche a chi corre da tanto tempo. Fidatevi di lui, ascoltatelo, tempestatelo di domande, ne va della vostra vita e della vostra salute. La corsa è diventata un bisogno, quindi assolutamente soddisfatto di Corre Naturale. L'unica parola che posso dire è fidarsi, di affidarsi e fidarsi veramente. C'è tutto un mondo dietro che è solo da provare. Provare per credere. È la chiave che abbiamo trovato, quindi non posso che consigliarlo e caldeggiarlo veramente. Muovetevi prima che sia troppo tardi. Venite a fare questo workshop perché è fantastico. Fatelo, seguiteli, chiamateli, rompete le scatole, 30 mail al giorno. Senza saperlo, era la cosa di cui avevo proprio bisogno.